Cari amici, ben trovati su Chiare Tondo TV. Allora, facciamo il punto della situazione, perché ogni tanto è bene capire per andare a votare per il referendum, per il taglio dei parlamentari. In un periodo in cui ha imperversato Palamara e le sue, diciamo, strumentalizzazioni a prescindere per dare torto a uno o all'altro, a seconda di chi in quel momento avesse fatto comodo a un certo tipo di magistratura. A prescindere dai carabinieri di Piacenza che ci hanno insegnato che, insomma, ci sono delle parti dell'arma deviate, a prescindere dall'ambulanza che porta via i matti rimasti al giro, che probabilmente sono quelli che hanno postato il poliziotto che mette sotto il ragazzo di colore dopo 10 minuti che veniva preso per il culo insieme a tutta la pattuglia, ma come si sa sul web va solo quando l'extracomunitario viene cacciato sotto, perché è importante. Poi c'è stato il fatto dei deputati, come tanti, come centinaia, anzi migliaia di dipendenti pubblici, di apparati dello Stato che, pur non avendone bisogno, hanno preso i contributi. E allora che cosa devo dire? Che vado a votare il taglio dei deputati? Io dico la verità, io non andrò a votare, non mi interessa. Io andrò a votare solo quando il taglio a chi ci governa verrà fatto a seconda del furto o no, con la legge del taglione, capito? Il famoso taglio delle mani a chi ruba. Ecco, allora quando ci sarà una proposta di legge così andrò a votare, se no fate quel che vi pare, mangiate, come si dice Arezzo, anche il tegame.